È venuto volando. No Paolo, state un passo indietro. Un passo indietro. Si chiama Jessy. Quella sì, 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 sì. Jessy c'ha 3 anni. Sì, 2 anni. 3 anni. Ma sono fratello. No. Adesso ho capito perché sei venuto in 6 maestri. No, no, adesso si gira. Ricordi? Quella lì non è una maestra. L'avevo già raccontato. Adesso hai capito. Tante cose. Diciamo che c'era 17 pappagalli nel stesso momento, sono quasi da zio. Avevo dubbi. Tutti e tre, tutti e tre uguali, vengono tutti dal Brasile. Questi qua si... Allora tu li ha voluti toccare da me. Vedi che c'è un bel becco storto questo qua. Sì, ma se li vuoi toccare, cioè, di solito... Ma c'è il becco dritto. Se li vuoi toccare, di solito... Però vedi che questo qua è un pochino più piccolino. Perché di solito se lo vuoi toccare... Mi sembra... Ma perché non c'è la storta? Ma tu non li devi andare. Ascolta cosa dice la signora, ci sono soldi. Anche tu c'hai un dente storto, come mai? No, perché non c'è un dente storto? Poi man mano che vai avanti. Ma una domanda, perché hanno il becco in giro? Oggi che si messa qua? Perché hanno il becco in giro di questo? Perché te lo sono per rompere le noci. E quindi ma ascoltiamo punta, le risposte, eh? Questa parte qua si consuma ogni giorno che mangiano. Ah, ok. Mangiando, consuma. Il becco è un po' come le nostre unghie, che crescono tutti i giorni un pochino. Rispettate, rispettiamo l'animo, lo sapete, Si va alle poste per prendere la pensione. Io stavo decidendo di tirare il signor Gianluca ci ha fatto. Hai già fatto esperienza. Ti appoggia il pappagallo. Ok. In fila. Insomma, ci mettiamo davanti del tresto. Ok. In fila come in posta. Vedete dietro di me? Allora, dovete sembrare un lungo bruchino tutti qua. Venite qua, Mattia, ma ti fanno assaggio per ricordare la mia Grisù. Ma tua mamma viene qua. Nell'assaggio personale. Lorenzo non vuoi provare? Andiamo? Vuoi? Quali chiami te? Lorenzo non ha il coraggio. Guarda che adesso te l'ho fatto, lo trovo il coraggio. Lorenzo? Dai, Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo, ascolta. Lorenzo. Lorenzo. Poi quando vai a casa glielo chiede alla mamma. Sì, hai sentito? Ti piace? Sì, buono?
Io non posso comprare. Allora oggi pomeriggio quando vai a casa di la mamma di andare in profumeria a prendere il profumo di pappagallo. Va bene? Non costa molto. Come non sa di niente? Hai detto che sta da pappagallo, annusalo bene. Ma che ci viene il naso? Metti di nuovo. Proprio appoggialo, appoggialo. Appoggialo, appoggialo la pelle. Ma se mi hai detto che non sa di niente, adesso puzza. Prova a sentire. Posso provare? Se lo Marco, senti un po', annusa. Niente. Come niente? Sembra una rocca. Sanno da rosa. Io non l'ho annusato. Vieni qua allora. Adida. Di cosa sa? Di semi. Di semi. Pappagallo. Guarda, la lingua, la lingua. Pappagallo. Che carino! Non è tanto alto, c'è stato un paio. Ma cosa?